Buonasera a tutti. Cercherò di parlare il meno possibile perché sono qui da un'oretta e ho sentito che avete già ascoltato molto. Per cui, però io devo spendere due parole su quello che vi proporrò. Io vi proporrò un esercizio. Microphone, please. Io vi proporrò un'esercitazione. Perfetto. Vi proporrò un'esercitazione testuale. Vai, prova. Pronto, pronto. Anche tu. Io vi proporrò degli esercizi estrapolati dalla medicina tradizionale cinese. Voi sapete che la medicina tradizionale cinese nasce dal taoismo. In realtà nasce prima il taoismo, poi queste nozioni scoperte empiricamente da questi signori che si facevano chiamare taoisti, attraverso un corpus di conoscenze vanno a creare la medicina tradizionale cinese. Per cui parliamo di cose studiate attorno al 1000-1200 avanti Cristo. Per capire il significato di queste cose bisogna avere qualche idea chiara su come funziona la medicina tradizionale cinese. La medicina tradizionale cinese ha un paio di tre postulati fondamentali: la teoria dello yin yang, che probabilmente tutti conoscete, reso molto famoso da quella famosa immagine dei due pesciolini bianco e nero che si incontrano, uno è lo yin, l'altro è lo yang. Per tradurlo nel corpo, immaginate che lo yin è la materia. Se parlassimo di medicina, lo yin sarebbe l'anatomia, mentre lo yang è l'energia, quindi quello che noi non vediamo. Quindi per la medicina sarebbe la fisiologia, ciò che appunto avviene quando ci muoviamo. Detto questo, dalla teoria yin yang nasce una seconda teoria importantissima, che è la teoria delle cinque trasformazioni. La teoria delle cinque trasformazioni o dei cinque organi è una teoria che racchiude il significato degli organi che questi antichi taoisti hanno definito quelli più importanti, che vanno a creare un equilibrio che troviamo nell'uomo, ma che troviamo anche in natura, perché loro per scoprire queste cose hanno osservato la natura, hanno osservato il macrocosmo e hanno visto che nel microcosmo si ripropone ciò che troviamo in natura. Quindi avremo il fuoco, avremo il legno, avremo l'acqua, avremo il metallo e avremo la terra. Legata a questa teoria, quindi, ci sono degli organi con delle funzioni particolari. Quindi, partendo dal fegato, abbiamo il fegato, che è la mamma del cuore, poi avremo il cuore, che è la mamma della terra, avremo la terra, che è la mamma del polmone, ed infine avremo il polmone, che è la mamma del rene, che a sua volta è la mamma del fegato. E tutto questo, quando è in equilibrio, ci garantisce la buona salute, e la longevità. Perché immaginate questo: i taoisti ricercavano la longevità, non cercavano l'immortalità.